Ciao a tutti e bentornati con una nota su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Mad Games Tycoon 2, un gioco che vi avevo già portato il primo capitolo diverso tempo fa, che poi hanno tradotto in italiano. Al momento non mi sembra ci sia la lingua italiana, infatti non c'è, lo proviamo così come viene, ovviamente la risoluzione la andiamo a sistemare. Quello che ho notato è che rispetto al vecchio titolo, questo è un titolo un pochino più profondo, nel senso che potete vedere anche dalla miniatura del video c'è la possibilità di fare diciamo quella sorta di scansione del corpo, insomma creare dei videogiochi abbastanza complicati, il motion capture, ecco quello che volevo dire. Indie gameplay corp, siamo, vabbè, questo è un marchio storico, la Acclaim. Direi che noi ci mettiamo questo simbolino qui, così arancione. Livello di difficoltà medium, si inizia dal 76, si può iniziare anche dal 2015, ovviamente poi ci saranno diverse cose. Ma io in questo caso, dato che è un video di prova, voglio iniziare nel 2015, voglio iniziare negli ultimi anni, perché nel 76 abbiamo già iniziato più volte con le vecchissime console, quindi voglio iniziare dall'epoca diciamo moderna. Qua dice che in Italia siamo bravi a fare gli sport game, boh, non lo so, proviamo. E basta con questa musica fastidiosa. Andiamo a creare il nostro omino con il corpo, diciamo, io mi ci vedo molto in questo. Magari la barba la mettiamo così. I capelli voglio farmi estremamente così. Sono bruttissimo comunque. Vabbè, dai, così. Top color, ci mettiamo magari arancioni in modo da essere distinguibili facilmente. Ok, vediamo se sotto lo prende uguale. Sì, dai, facciamolo così. Extra color. Il colletto e magari un bel blu così, che contraddistingue proprio i colori del canale. I perk. Ora andiamo a vedere. SEO. Siamo... Non perde motivazione. Ci sta. Possiamo prenderne quanti ne vogliamo? No. No, allora facciamo così, facciamo questo, non ho bisogno di pause, sono fortunato, e non mi ammalo mai, che è vero, non vado mai in bagno, no dai, facciamo questo, leadership, ci dà un bonus, se... ok, va bene, dai, ah, devo disporre le skill, ok, io sono bravo nella programmazione, nel game design, ma soprattutto non lo so, nella ricerca, e poi spendiamo in marketing, così che me la cavo. È già parecchio profondo già così come inizio, insomma. Grazie per aver acquistato Mad Games Tycoon 2, per favore ricordati che è un early access, quindi molte feature saranno sbilanciate e ci saranno dei bug. In pratica il gioco dovrebbe avere già tante features. Allora, per combattere il crescente numero di hacker nei nostri giochi online, nei prodotti online, un anti-cheat software è stato rilasciato oggi, puoi aggiungere i tuoi giochi. Vedete, qua c'è già sbloccato tutto quello che è l'MMO, le server room e così via. E andiamo a vedere. Benvenuto. Scusate, ma voglio levare subito questa tediosissima musica, perché veramente... Oh, ragazzi, non avete idea di quanto cambia. Va bene, ciao, benvenuto, ti spiegherò le basi del gioco. Vast per muovere la camera, tieni premuto il tasto del mouse per fare il pan, ok. Puoi ruotarlo con la rotella del mouse, se sono pienamente d'accordo con te. Hai probabilmente notato che hai bisogno di costruire un studio nel tuo garage per guadagnare un po' di soldi extra. Dovresti prima vendere la tua vecchia auto sportiva, che è veramente brutta comunque. Click on sell item. Ok, $20,000. Abbiamo venduto l'auto, abbiamo mollato tutto, quindi potremmo poi andare a espanderci, vedete, creare una sorta di campus, e questa è una delle grandi novità, perché poi potremmo fare uno studio del motion capture e uno studio di altre cose. Allora, qua andiamo a costruire ho cliccato lì. Allora, dobbiamo costruire il primo nuovo game studio. Hai bisogno di cliccare e selezionare la
scheda che vuoi. Vedete, cioè, che, vedete che c'è il Motion Capture Studio, è quello che dicevo. Development, facciamo il development. Per disegnare una stanza, dov'è che siamo noi qui? Il nostro garage è questo, credo. Allora, disegna la room, piazza la room, accetta la room. Per disegnare, ok. Ogni porta deve avere una. Ok, la facciamo 4x4. La porta è mancante. La vorrei piazzare qui. Ok. Finestra, lo mettiamo lì così. Boh, accetta. $40,000. Ok. Vabbè, siamo nel 2015, abbiamo $7,000,000, magari l'auto ce la potevamo anche tenere comunque. Ora dovresti comprare qualche oggetto per la tua stanza. Ogni impiegato ha bisogno di un posto di lavoro, cioè una stazione, una workstation, ma dovresti anche assicurarti che i tuoi impiegati non congelino nel lavoro o in un ambiente sporco. Allora, costruiamo una workplace, la mettiamo lì. Piazza almeno una workplace e esci. Perfetto. È un'importante cosa da sapere che i tuoi impiegati hanno bisogno di tutto quello che è possibile. Non soddisfarli tendono a lasciare licenziarsi. Quindi una lounge e una toilet è un must per ogni studio. Quindi una lounge e una toilet. Quindi una lounge. Andiamo a piazzarla qui. Così. La porta la mettiamo qui, la finestra non la mettiamo, 24,000, ok. Dart machine, un arcade cabinet, sì, mettiamo una dart machine, un frigorifero che ci sta perché comunque hanno bisogno di mangiare. Adesso scusate, ma devo capire. Col punto e la virgola si ruotano, perfetto, quindi se volessi metterlo qui. Sì, non capisco perché non... Vabbè, poltrone. Una. E poi una... No, me la fa mettere lì perché c'è la porta. Non si può mettere una ceppa qua. Vabbè, niente. Pazienza. Ne mettiamo una sedia. Si riposa uno alla volta. È un'importante cosa che tu impiegati hanno bisogno... sì, vabbè. Ok, anche il cesso dobbiamo fare. Quindi il toilet. Lo facciamo il toilet. Lo facciamo grande così. La porta la piazziamo qui. E poi vanno un po' tutti a... Si usa dire, non me lo fa. Ah, no, ok. Niente, demolisce la stanza perché deve essere almeno un 3x3. Quindi la dobbiamo mettere dall'altra parte. Quindi riposizioniamo la stanza 3x3 con porta lì, conferma. E poi costruisci il cesso lì nell'angolino. Magari fallo così. Possiamo metterne un altro di qua? No, però ci mettiamo un water dispenser, lo mettiamo qua fuori, e poi l'asciugamani qua a parete, figo, così ci possiamo mettere anche un rubinetto, wash basin, ok. Sì, non capisco, non ha molta logica tutto quello che mi sta facendo fare qui, perché non me lo fa mettere dove voglio. Comunque, vabbè, proviamo ad andare a esaminare da vicino se possiamo posizionarlo in un punto, ma no, mi dice di no, ma non si capisce nemmeno il perché. Comunque lo metto lì e poi bisogna andare in fondo a asciugarsi le mani. Comunque, vabbè, il bagno l'abbiamo piazzato. Clicca sul tuo game chart. E buttalo nella room. Ok, vedete che si mette qua al lavoro. Ora possiamo, lo mettiamo in pausa, possiamo finalmente sviluppare un gioco. Per dare un compito alla room, premi il tasto sopra, che è questa, ok. Clicca development room e develop a game. Possiamo sviluppare un motore di ricerca, un motore grafico, insomma, dove un motore in generale di sviluppo. Facciamo un nuovo gioco, c'è anche la remaster o il porting o il sequel. Facciamo new game. Puoi settare diversi punto caratteristiche del tuo gioco. Scrolla la pagina in giù, va bene, e alla fine customize. Allora, indie, lo chiameremo, no, che cos'è che c'è più? Yes,
Man's Sky. Questo sarà un gran gioco. Lead designer sono io, il capo sviluppatore, il capo designer. È uno standard game, è un Massively, 10 milioni ci costa, non li abbiamo, quindi sviluppiamo un giochino base, 10.000. Game size è un B, è un indie, insomma, perché poi c'è il AAA, 5 milioni di dollari. Max feature 10, invece con 5 milioni di dollari un AAA, infinite features. Devo dire una cosa, così a prima vista il gioco sembra davvero molto molto più profondo e intrigante del vecchio. Per tutti i generi, in realtà per tutti, per tutta la famiglia. Però un 6 non, già per tutti non ci puoi mettere, mettiamo un teenager 12, dai, perché non puoi metterci un 6, cioè alla fine nessun gioco è così. E sarà uno skill game, perché siamo in Italia, non abbiamo un sottogenere. Un main topic sarà un gioco sugli elfi, giustamente, un Yes Man's Sky. Cosa può essere se non un gioco? La lista è vuota, le licenze, posso comprarmi una licenza, nuova licenza. Che cacchio è la licenza? Back to the Past. La licenza di Back to the Future, cioè Ritorno al Futuro. No, voglio prendere una licenza di qualcosa di è sugli elfi, no? Qua parla Indiana Jones. No, qualcosa sugli elfi, tipo Lord of the Rings. Vediamo se c'è qualcosa di Scarface, e questo è Scarnose Roboformer. Santa Rec Enterprise. Allora, The Naked Bullet. Questo è Full Metal Jacket. O una pallottola spugnata, non lo so. Comunque, Van Gogh Code. Il codice Van Gogh. E invece che codice Da Vinci. Eccezionale. No, non saprei neanche io su cosa farlo, perché costano comunque una barca di soldi. Quindi Laser Ball mi sfugge cosa sia. Dragon Ball, ok. Ci sono Kiriku and the Wizard. È una licenza di un film. No, io non compro licenze, perché sai che le licenze poi non sai mai come vanno avanti. Andiamo avanti. Without engine, buy engine, compriamo un engine molto bello. Compriamo questo qua, 3D Build Studio, dai. Ok, dai, compralo. Usiamolo. 33 features, perfetto. Possiamo portare nel massimo 20 in questo gioco, quindi perfetto. Quindi lì abbiamo scelto Without Engine, no, scegliamo Build Studio. Poi la main platform, la lista è multi exclusive game, ma in realtà non sappiamo per che piattaforma svilupparlo. By Dev Kits, lo facciamo per il Macintosh? No, personal computer. Sì, lo facciamo per il personal computer, perché giustamente è per il computer, quindi ok, uscirà solo per il computer, perfetto. Andiamo avanti. Engine features, la grafica, cavoli, modern 105.000, sì, investiamo in una grafica 3D, i bit 32. Sì, ovviamente l'intelligenza artificiale sviluppata, alta fisica, con una coppia, senza coppia di produzione. Sì, così facciamo in modo che ci conoscano di più, dai. Anti-cheat va benissimo così, andiamo avanti. Ora puntiamo sul gameplay più che sulla visuale, sulla storia meglio, preferisco. Più il contenuto o l'atmosfera? Il contenuto, profondità di gioco, lo facciamo già abbastanza complesso, e più verso i core gamer. Quindi la priorità è il gameplay, la grafica, il suono e la tecnica. Poi puntiamo qua e togliamo qua. Ah, si può. Quindi puntiamo ancora gameplay e tecnica.
Ah, ma in pratica, ok, qua è il contrario, scusate, stavo facendo una cavolata. Tecnica, abbassa questo, il suono non punto molto, abbassiamo anche un po' la grafica, lo alziamo qua, ok. Le lingue disponibili, io lo sviluppo in inglese, in italiano non ne vale la pena, cinese, giapponese, polacco no. Le lingue iniziali sono queste, l'italiano mi costa $2000 in più, vabbè facciamolo, ma in realtà preferivo russo e gli altri, ok, andiamo avanti. Ora, i costi, gli acquisti in app, motion camera support, bello, lo voglio. No, ma motion camera non mi interessa, touch screen support, no perché è per PC, quindi... sai che online leaderboard, certo. Mondo dinamico distruttibile, mamma mia quante cose, e stiamo giocando nel 2015, quindi calcolate che la maggior parte di queste cose non le troveremo. Supporto per il VR, minchia mi costa $500,000 sta roba. Controller, supporto per la soundtrack, l'online multiplayer, sì perché avrà anche l'online il mio gioco, avrà dei segreti, avrà lo split screen, eventi random, personalizzazione, supporto al pistole laser di Rino, un bel tutorial, il supporto al mouse, ci sarà lo skill tree, perfetto, cutscene, finali multipli, l'ala multiplayer, anche no perché è un online, level editor no perché li facciamo solo noi, musica dinamica e minigiochi. Direi che è ciclo giorno notte perché non può mai mancare. Siamo circa $1,000,000, spero finisca presto. Questo qua praticamente ci dice quello che noi possiamo consentire di comprare ai giocatori, quindi il booster no, sono contro, diciamo personaggi speciali in gioco ci sta, istanze e territori ci sta, quanto diventiamo impopolari e quanto possiamo guadagnare al mese per utente. Vedete che anche i cosmetici, pet and mount no, molto bene, non tocco niente di questo e quindi completiamo il gioco. Sono state attivate troppe cose, ok, troppe features, infatti 18 su 10, quindi eliminiamo le cose che non ci interessano perché attualmente il nostro motore ci consente, no, non il motore ma credo il fatto che siamo un classe B come gioco, quindi dobbiamo eliminarne un po'. Niente controller, si gioca con mouse e tastiera, le leaderboards non ci interessano, togliamo il tutorial, abbiamo detto che è un gioco abbastanza charter, customization no perché puoi giocare solo con quello che dico io, lo split screen no perché è un gioco online e cosa leviamo ancora? Il VR supporta, perfetto. Per le acquisti in app devi in app purchases and online multiplayer, ok, per attivare queste ti servono la in app. Ok, allora andiamo a vedere. Online ce l'abbiamo. Vediamo se trovo in app purchases. È tutto molto, molto chiaro al momento, non è eccessivamente complicato da gestire. Però vediamo. In app purchases, eccolo lì. Facciamo che togliamo la musica dinamica e li mettiamo gli in app purchases. Dovremmo riuscire adesso. Personal computer, keyboard support. Immaginavo che mi mancasse quello. Infatti avevo il mouse, ma ho pregato non ci fosse, nel punto di non essermi dimenticato. Ma guardate quante cose abbiamo, anche il New Game Plus, quindi la possibilità di ricominciare il gioco una volta che l'abbiamo completato. Keyboard support, eccolo lì. Al momento leviamo allora i minigames. Ok, avanti.
Acceleriamo il tempo, il nostro omino sta andando a sviluppare il suo gioco, vedete che lo sta facendo. Ma guardate, al momento, ok, siamo partiti in epoca moderna, stiamo pubblicando già i primi giochi in le varie software house, però mi sembra già a livello di completezza un altro livello rispetto a tutti gli altri giochi di questo tipo che ho provato. A parte che nel 2015 sto usando un PC degli anni 80, ma dopo tutto la postazione che gli ho dato è quella lì. Stanno pubblicando di tutto, quindi è un gioco che comunque va preso con calma. Vedete il Motion Capture Studio, quindi la possibilità di fare giochi un po' alla cyberpunk, quindi prenderci il nostro Keanu Reeves e fargli fare l'attore. Vediamo un po', abbiamo per lo sviluppo la workplace, ah sì, io gli ho preso quella più sfigata, ma in realtà potevo anche piazzargli quella col computer un po' pelo più nuovo, ma va bene. Sta già battendo la fracca, no, è andato via un attimo perché ho aperto il menu. Ah, qua i bug che stanno aumentando. Io spero mi faccia fare un po' di debug dopo, perché puoi vedere che sta lavorando. Quando il gioco è completato un menu comparirà per pubblicare il gioco. Intanto qua abbiamo tutte le pubblicazioni. Vediamo. Sta facendo le varie cose. Stiamo già andando al massimo della velocità, quindi non si può fare altro. Possiamo dare un'occhiata qua all'overview degli impiegati, al market del lavoro, il management del gruppo, quindi dividere la nostra società in gruppi di persone. Qua invece abbiamo la parte pubblicitaria, no, la, diciamo più, sì, la research di marketing, la ricerca di marketing, ma al tempo stesso anche tutta la banca, la compagnia, il logo della compagnia e così via, l'acquisto, possibilità di acquistare licenze e così via. Questo invece è la distribuzione, il tipo di distribuzione, le offerte di pubblicazione, i prezzi dei packaging, i gadget, i game bundle, gli add-on, la versione GOTY del nostro gioco, amministrare gli acquisti in gioco. E di roba ce n'è assolutamente. Siamo solo al 20%, quindi ci toccherà aspettare, perché il gioco sta andando avanti, ci sta lavorando già da diverse settimane a quanto pare, e dobbiamo aspettare. Aspettiamo che finisca lo sviluppo. E nel mentre stiamo sviluppando ci chiedono se vogliamo andare a una convention. Spendiamo 53.000, andiamo a questa convention piccola e gli portiamo Yes Man's Sky. Quindi lo portiamo, vediamo un attimino, abbiamo guadagnato 3.335 fan. Ok, niente, continuiamo ad aspettare, siamo solo al 36%, quindi vediamo. Un'altra piccola nota, gli ho fatto cambiare postazione per vedere un pochino se aumentava la grafica, ed effettivamente non sta più lavorando sulle scritte verdi, ma sta lavorando su un computer normalissimo, quindi tecnicamente mi aspetterei qualche miglioria nei tempi, però in pratica adesso è finito il primo anno, stiamo ancora lavorando al nostro gioco e ci sono già stati dati, diciamo, i primi di quest'anno. Ma noi non demordiamo e affrontiamo il 2016 nel migliore dei modi, aspettando di completare il nostro gioco, che al momento sta guadagnando parecchi punti ma anche parecchi bugs. Il tuo programmatore ha ricevuto l'ultimo SDK e l'ha aggiornato immediatamente, quindi praticamente alcuni problemi tecnici dovrebbero essere stati risolti. Ah, ok, quindi praticamente in automatico aggiorniamo i nostri programmi di sviluppo. Vabbè, intanto siamo all'87%, stiamo lavorando ormai da un anno e tre mesi quasi a questo lavoro. È bello che lui ogni tanto prende, va via e va in bagno. Uno dei tuoi sviluppatori, che sono io e basta, però vabbè, questa è una cosa che dovevamo sistemare, ha illegalmente mandato screenshot e informazioni su un nostro ben conosciuto, diciamo, rivista, insomma, da videogiochi. Fortunatamente questo ha aumentato l'interesse nostro, quindi va bene, abbiamo fatto i 3.000, diciamo, iscritti fan andando alla convention, quindi, e tutti i nostri fan sono appassionati di varie categorie, vari generi di giochi, quindi
Il gioco sembra veramente fatto bene. Vediamo adesso che siamo al 96% quanto manca a completare questa prima opera. Lui parla ogni tanto da delle massime sul lavoro, sulla dedizione al lavoro. Avendo cambiato il tavolo mi dice che non ho un designer, però vabbè. Praticamente Yes Man's Sky è stato completato, è pronto per la release, il rilascio. Se vuoi puoi continuare a lavorare al gioco e fare i miglioramenti. Tuttavia nella fase di polishing, quindi di pulizia finale, il lavoro sarà ridotto e i bug scenderanno. C'è un po' di hype, insomma. Discard, search publisher, cerchiamo un publisher, lo pubblichiamo con Middle o Sir Code. Questo, abbiamo guadagnato esperienza. Ah, quindi salgono anche tutte le nostre feature, l'esperienza con tutte le feature che abbiamo introdotto nel gioco. Molto interessante. Yes Man's Sky, ok, dice quanti giochi hanno lo stesso genere, la stessa piattaforma. Ha ricevuto la classificazione di età a 6 anni. Ok. Yes Man's Sky è spazzatura pura, ha preso l'1% perché è un gioco che fa cagare ad aprile 2016. Sì, dovevamo forse rifinirlo un po', però in pratica adesso dovremmo avere abbastanza diciamo qualche introito per poter ritornare sulla cresta dell'onda. Intanto vediamo come sta aumentando. Molti si lamentano della grafica di Yes Man's Sky. Vediamo le vendite. Attualmente siamo ampiamente in perdita, lo vedete lì in alto a destra. Abbiamo i mi piace, i non mi piace. Sta crescendo il disappunto e abbiamo pessime recensioni, quindi stiamo veramente giocandoci male le nostre carte. Abbiamo voluto fare troppo, a dire la verità. Siamo partiti con un'età, diciamo, troppo avanzata, un 2015, un anno troppo avanzato per lavorare da soli, e dovremo pensare magari ad andare a vedere il job market e quindi assumere altre persone che lavorino insieme a noi. Ma questo non è nulla di nuovo, però sicuramente quello che abbiamo visto finora è senz'altro un gran belle feature a questo gioco, devo dire. Allora, siamo in perdita di 5,5 milioni di dollari, ne abbiamo speso quasi uno per sviluppare il gioco. Siamo uno sviluppatore indie benestante. Andiamo a una convention che ci costa quasi 600.000 dollari e ci portiamo il nostro gioco con noi e aumentiamo i fan. 34.000 fan aumentati, siamo a 37.000, quindi ci hanno conosciuto in tanti. Io adesso non so se effettivamente possa fare un free update su questo. New game mode, no, possiamo ridurre i bug, quindi lavorare sui bug, la rimozione dei bug, e possibilmente anche aggiungere delle nuove lingue se vogliamo. Tanto lui ha bisogno di bere dell'acqua e poi ricominciare a lavorare, quindi adesso stiamo lavorando alla risoluzione dei bug. Sta andando anche relativamente veloce, quindi speriamo che le vendite possano essere... Abbiamo investito 600.000 dollari per andare a una convention, i fan stanno comunque diminuendo, però intanto stiamo risolvendo tanti problemi di bug del nostro gioco e quindi magari riusciamo anche con le vendite a andare in positivo. Sì, stanno comunque tenendosi stabili, noi stiamo lavorando alacremente per risolvere tutti i problemi di sviluppo, perché Yes Man's Sky è un gioco che è uscito un po' troppo presto secondo la critica, ma indie sta lavorando e adesso dovrebbe aver rilasciato. Vediamo, infatti metto in pausa, vediamo che cosa dice qui. Abbiamo lavorato a un aggiornamento gratuito con la risoluzione dei bugs. Ora possiamo metterci a sviluppare un aggiornamento gratuito di Yes Man's Sky con, non so, una nuova modalità di gioco, perché no? E aggiungiamo anche il polacco.
Ok, mettiti a lavorare. Intanto comunque stiamo guadagnando. Anzi no, siamo andati nuovamente in perdita perché abbiamo speso per questo free update. Però il gioco sta ancora vendendo. Le vendite sono in calo e credo che quando caleranno del tutto non verrà più venduto. Che poi secondo me non è una cosa così realistica, perché alla fine ci sono giochi usciti 10 anni fa che su Steam si vendono ancora. Però vabbè. Intanto vedete, le vendite stanno calando, spero che questo aggiornamento esca presto in modo da rilanciare nuovamente il gioco. Siamo 247.000, 90%, 93, 95, 97, dai che magari torniamo su, abbiamo rilasciato un free update, vediamo se col mese prossimo, con la settimana prossima aumentiamo. No, però abbiamo quasi pareggiato. Intanto è uscito un nuovo motore grafico. Ci abbiamo perso solo $225.000 rispetto a tutto quello che abbiamo speso, a parte i 600 per andare in convention. Però vabbè, adesso a breve dovrebbe finire il periodo, diciamo, di vendita del gioco. Mi aspetto, scusa, stai qui e magari mettiti a sviluppare qualcosa di nuovo, una nuova aggiunta MMO. No. Un coso a pagamento, insomma, che cosa mettiamo? New challenges, no, new player, new game world, sviluppiamolo, $70.000, almeno una lingua deve essere selezionata, la sviluppiamo solo in inglese, così aggiungiamo, attenzione, vediamo, non saremo premiati in nessun caso, dovremo avanzare nel gioco con minor velocità in modo da vedere tutti i giochi che escono. Comunque abbiamo il peggiore gioco dell'anno pubblicato proprio da noi, Yes Man's Sky, ma sicuramente andrà a riprendersi, secondo me. Io sono molto molto positivo. Sì, non sta più vendendo praticamente nulla, però stiamo sviluppando un nuovo contenuto a pagamento, quindi a breve lo finiremo e lo venderemo. Ah, è stato tolto dal mercato. Abbiamo perso. Ne abbiamo venduti 14.000, non sono neanche tanti. Vediamo adesso se riusciamo a tornare sulla cresta dell'onda con un nuovo add-on a pagamento che ha anche relativamente pochi bug. Quindi continua lo sviluppo, così diminuiamo i bug. Almeno credo che possa andare a risolvere i bug, anche se in realtà non mi sta facendo il debug. Sì, è diminuito, ma a una velocità talmente bassa che lo rilasciamo così. Lo diamo a un publisher. Continuiamo a guadagnare esperienza. Ok. E fa ancora creare, come prima. Però vendiamo questo add-on e vediamo quanto riesce a farci guadagnare. Magari ci fa anche guadagnare un po'. Eddio, le vendite sono in salita adesso, però stiamo perdendo tutti i fan che abbiamo accumulato con la convention, quindi dai, 45.000, dai, pian piano recuperiamo il costo, 39.000, le vendite adesso si sono quasi dimezzate rispetto a prima, sì, siamo in calo, 34.000, siamo ancora in perdita. Adesso sta andando molto cinema e sta andando meno a rugby. Puzzle game e cinema sono in trend, racing e rugby no. È uscita la Nintendo Switch nel 2017, quindi tutto seguendo, diciamo, la storia normale dei videogiochi dell'era moderna. Quindi ragazzi, questo è un gran gioco, Mad Games Tycoon 2 è un gran gioco, segue, ok, l'evoluzione, quindi questo non so se sia modificabile, quindi sapete, se sapete un po' la storia dei videogiochi saprete già quali sono le console su cui non investire, questo è un po' un mezzo spoiler, spero si possa un pochino randomizzare la cosa, però essendo partito volutamente con una epoca moderna mi sembra veramente molto molto ben fatto. Ovviamente l'ho fatto un po' fuori dal vaso perché sono partito con uno sviluppatore indie, con una sola persona, un sacco di milioni di budget, e ho sviluppato un gioco che è risultato essere comunque il vincitore del premio del peggior gioco del 2016. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente riferimento a ogni fatti, persone o giochi è puramente casuale quello che avete appena visto, nessun, anche perché il gioco a cui si potrebbe pensare pensando al gioco che ho sviluppato in questo gioco è un gioco che io adoro, quindi
l'ironia è puramente casuale. Ragazzi, detto questo, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo gioco e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.